Hey, shalom, 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 shalom. Eccoci qui di nuovo fuori per tirare fuori questa verità e diamo tutti i lodi al Padre per renderlo possibile che siamo uniti insieme, visto che sono un po' di settimane che non siamo riusciti ad insegnare insieme. E prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi al Padre. Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Bashem Kakodash. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah che si stanno affaticando in questi ultimi giorni per portare fuori questa verità, che questa verità è l'unica cosa, l'unica speranza che abbiamo. Tenetevi duri e forti e saldi nella verità, perché la salvezza è vicino, ok? Detto questo, noi siamo, come sapete, il campo di GMS Italia. Sì, portiamo questo messaggio di edificazione, sperando che sarà edificante agli eletti della casa di Yashar Allah, i figli del potere. E lascio la parola a Kalam. Sono d'accordo con il fratello Yaraya, che prima di tutto ringraziamo il nostro Signore Creatore Onnipotente Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che ci permette di ritrovarci qui, che permette alla sua Chiesa, alla vera Chiesa, di riunirsi a questa assemblea e di predicare e di portare di essere suoi servi, di lavorare qui nella sua vigna che è il pianeta Terra, di servirlo, di lavorare per lui e per suo figlio, nostro Signore Yahweh Shai. Ricordiamo sempre che noi portiamo la verità della Bibbia al 100%, la verità della Bibbia, al vero popolo di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America sono il vero popolo di Israele, e li svegliamo attraverso il vero nome del Padre Onnipotente, il Creatore dei cieli e della terra, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il nome Dio o conosce con nomi abominevoli che vengono da religioni abominevoli e diaboliche. Il nome del Padre, del Creatore Onnipotente è Yahweh, colui che è o colui che esiste, tradotto nella nostra lingua, e il nome di suo figlio è Yahweh Shai, che tradotto è il Salvatore, che il mondo dall'ignoranza, dall'inganno chiama con il nome falso di Gesù e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Noi conosciamo per mezzo della Ruach HaKodesh, dello Spirito Santo che è stato svegliato dentro di noi nel nome di Yahweh Shai, che il nostro Signore è di colore nero, che il colore della sua pelle è di colore scuro, e che il Signore Yahweh Shai è venuto per l'espiazione, è venuto per portare la luce, la conoscenza, e si è sacrificato per espiare i peccati del suo popolo. La venuta di colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, nostro Signore Yahweh Shai, è venuto per il suo popolo, Israele, Yashar Allah, per i principi del potere, e per il suo popolo, per gli eletti del suo popolo, si è sacrificato, ha dato se stesso. E noi oggi, allo stesso modo, venendo qua per le strade, ma soprattutto nella nostra condotta, facciamo lo stesso per lui. Diamo noi stessi per la sua causa, cioè il suo regno. E qual è la sua causa? È la volontà di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ok? Infatti, per aggiungere a quello che ha detto il fratello, volevo ribadire che i veri figli di Israele, ok, Yashar Allah, che vuol dire i figli del principe, sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini, ok? Per la maggior parte. E abbiamo i figli di Israele sparsi nei quattro punti della terra, di cui sono diventati più o meno come le nazioni dove si trovano. Perciò, quando tornerà Yahweh Shai, prenderà tutti dai quattro lati della terra, ok? E vedremo israeli che sembrano cinesi, israeli che sembrano indiani, israeliti che sembrano così chiamati uomini bianchi, ok? Vai. Questo è Osea, al capitolo 7, versetto 8, dice: Efraim si mescola con i popoli. Ed Efraim è la testa delle nove tribù del regno del nord, delle nove tribù. Quindi quando dice Efraim sta rappresentando tutte le nove tribù del regno di Israele del nord. E dice Efraim si mescola con i popoli. Efraim è una focaccia non rivoltata.
cosa va a significare quando una focaccia si trova sul fuoco, sulla brace, e si cuoce sotto, diventa scura. Efraim non è rivoltata, quindi è rimasta più chiara sopra, ok? È rimasta più chiara perché si è mescolata con gli altri popoli, come diceva il fratello. Quindi il popolo di Israele oggi, per la maggior parte, attraverso la genealogia, la profezia, la storia, si identifica nei cosiddetti negri, latini e nativi indiani d'America, ma sono dispersi in tutto il mondo. Come me, come altri fratelli, ci somigliamo ai popoli nel quale siamo stati mandati in schiavitù, siamo stati esiliati, mandati in esilio, somigliamo agli altri popoli, ma geneticamente e soprattutto spiritualmente risaliamo alla casa di Israele, ok? Discendiamo dal popolo del Signore, nostro Salvatore Yahweh Shai. Noi discendiamo da quel popolo, spiritualmente soprattutto, e infatti noi veniamo a chiamare in spirito e chiamiamo i figli di Israele a servire in spirito e in verità il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ok? Prima di iniziare cello rapa, c'è che prima di iniziare, ma perché, cioè, secondo te cosa ci significa un cello rapace? Ma non è quello che dici tu, non è capace, è screziato. Sì, ma vedi, loro mi dicono che la scrittura si trova nel libro di Geremia, capitolo 12, versetto 9, okay, che dice: la mia eredità è stata per me come un uccello rapace screziato. Ok, screziato, che cosa significa screziato? Se vuoi spiegare, ok? Vabbè, sì, diciamolo attraverso il dizionario. Perciò, come diceva screziato. Il fratello prima, che Israele screziato significa di colori diversi, variegato, variopinto, comunque di colori diversi. Questo è il libro di Geremia, capitolo 12, versetto 9. Dice: la mia eredità è stata per me come un uccello rapace screziato di colori diversi, ok? Gli uccelli rapaci si gettano contro di lei da ogni parte. Sono queste nazioni, no? Che ci hanno portato in diverse parti in schiavitù. Andate, radunate tutte le bestie della campagna, fateli venire a divorare, che sarà il giudizio che arriverà dopo. Ma il punto era quello di dirvi che l'eredità del padre, che è Israele, è come l'uccello screziato. Ora iniziamo con la lezione e attraverso lo spirito speriamo che sarà edificante. Vogliamo portare le edificazioni sul libro di Primo Pietro. Ok, capitolo 4. Sì, prima di andare a Primo Pietro voglio tirare fuori anche questo precetto che il nostro Signore Yahweh Shai, che troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, al versetto 16, dove dice: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Proprio per andare a confermare che non solo coloro che a quei tempi abitavano Israele e che comunque erano identificati nei cosiddetti negri, che erano oscuri, il popolo di Giuda, perché a quei tempi la tribù di Giuda era quella là che era più era predominante a livello di popolazione. A quei tempi erano i cosiddetti negri, la tribù di Giuda. Non solo in quell'ovile lì il nostro Signore Yahweh Shai aveva le sue pecore, ma le aveva anche fuori da quell'ovile, cioè riferendosi agli altri israeliti che sono stati dispersi nel 721 prima della venuta del Signore, con la venuta degli Assiri e la distruzione del Regno del Nord, la dispersione del Regno del Nord, e nel 595, se non sbaglio, 89, con la venuta degli Assiri, no, dei babilonesi, degli Assiri, dei babilonesi, 606, tra 606 a 536, ok, è la dispersione del popolo di Giuda, il popolo di Israele che è stato disperso nel mondo. Quindi Yahweh Shai, quando diceva ho anche altre pecore, si riferiva sempre agli altri israeliti che poi si sono mescolati con gli altri popoli dove sono stati dispersi. È per questo che oggi Israele, come dice il libro di Geremia, è come un uccello screziato di vari colori, che però per la maggior parte sono i cosiddetti negri, latini e nativi indiani d'America.
per la maggior parte, ma ci sono anche gli altri colori, ok? E qui da non confondere comunque, perché non tutti che hanno i così chiamato colore negro fanno parte della casa di Giuda, perché abbiamo anche i figli di Cush, gli amiti, ok? Anche loro sono molto, molto simili, ok, ai figli di Giuda. Infatti l'apostolo Paolo è stato sbagliato come un etiope, sì, che è della radice dei Cush, anche okay? egiziani. Perciò il padre sta facendo un gran lavoro, non è l'apparenza che conta, è lo spirito che determina che siamo figli del padre Yahweh Hashem Yahweh Shai. Quindi quello che facciamo noi venendo qua per le strade e per le vie è continuare il messaggio e portare testimonianza e il messaggio del nostro Signore Yahweh Shai, colui che il mondo ci ha ingannato perché ci ha portato con un altro nome, ci ha portato con un altro aspetto. Noi riportiamo la verità al 100%, e quindi portiamo la sua testimonianza, la testimonianza del vero e unico figlio dell'Altissimo Yahweh Shai HaMashiach, e portiamo il suo messaggio. Qual è il suo messaggio? È la buona notizia. La buona notizia per il popolo di Israele, cioè la fine di questo regno, di questo governo, dove a potere oggi c'è il così autoproclamato uomo bianco, la nazionalità biblica Esau Edom, la fine di questa schiavitù, di questo maledetto edomita che sta governando il mondo oggi e sta tenendo in schiavitù i santi dell'Altissimo, e il ritorno del nostro re, il grande ritorno del nostro Signore e Salvatore Yahweh Shai, che verrà a prendere i suoi eletti. E questa è la buona notizia. E per arrivare a comprendere appieno la promessa del nostro Signore Yahweh Shai, abbiamo bisogno della conoscenza, abbiamo bisogno di camminare, di credere, di essere in spirito, soprattutto abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Come ci dice nel libro dei Galati, al capitolo 5, al versetto 25, dice: se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Questo è quello che abbiamo bisogno noi, perché come dice il nostro Signore Yahweh Shai, il Padre si serve in spirito e in verità. Voglio tirarlo fuori questo versetto. Questo è Giovanni al capitolo 4, versetto 24, che ci dice, Yahweh Ba Hashem, Yahweh Shai è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito. È per questo che oggi vi stiamo chiamando a vivere una vita in spirito e non in carne. Anzi, la nostra carne dobbiamo sacrificarla. Beh, e qua entriamo. Beh, prima di tutto, se il padre non ti sceglie, se il padre non ti dà questa verità, ok, non puoi avere lo spirito, ok? Lo spirito viene attraverso il battesimo della verità, e coloro che non accettano la verità non possono essere battezzati con questo Spirito Santo, che è lo spirito della verità, che il mondo non ha, ok? Quindi ci sono dei passaggi prima di fare per arrivare a questo spirito di verità, ok? Vai. Sì, che quello che vogliamo è camminare in spirito. Questo è Primo Pietro a capitolo 4, dal versetto 1, che dice: poiché dunque Yahweh Shai ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Okay. È per questo che noi vi chiamiamo a vivere in spirito, perché la carne vi farà soffrire, mentre lo spirito vi consolerà. Come dice il fratello, c'è altro da aggiungere, ok? Yahweh Shai, il nostro Salvatore, ha sofferto in carne, e era tutto organizzato dal Padre per far sì che possiamo essere tutti salvati. Parlo dei figli di Israele. Perciò c'è anche la scrittura che dice che un servo non è più grande del suo maestro. Visto che il nostro Salvatore Yahweh Shai ha sofferto certe cose, è normale che anche noi soffriremo certe cose, ok? Questo regno, non essendo il nostro regno, non essendo il nostro mondo, ok, soffriremo tante cose, perché in questo mondo non accetta la verità, non accetta il figlio del Padre, allora non veremo neanche noi accettati, ok?
un precetto è il libro di Mica. Di Mica? This is not your rest, Micah 4. 2:10. Micah 2:10. Questo è Michea capitolo 2 versetto 10 che dice: alzatevi, andatevene, perché questo non è un luogo di riposo. Dan, questo regno che siamo adesso non è il nostro luogo di riposo, ok? Il regno di riposo arriverà dopo, perciò è normale che in questo regno soffriremo perché non apparteniamo a questo regno. E come si dice? Si dice che gli uccelli dei stessi piumi volano assieme, ok? Siamo lasciati a essere soli in questo regno perché non apparteniamo al regno. E ciò ce ne sono tante sofferenze, tanti sacrifici da fare, ok? Per entrare nel regno del Padre, ci sono tante cose che dobbiamo lasciare, ok? Tante cose che dobbiamo rinunciare per entrare in questo regno qui. Ci vuole un gran sacrificio, ok? Vai. Alzatevi, andatevene, perché questo non è un luogo di riposo. A causa della sua impurità provoca distruzione, una distruzione terribile. Can. E questo posto non è il nostro posto di riposo, arriverà una distruzione terribile. Ecco perché preghiamo e facciamo questi atti d'amore, venendo fuori, come dice il fratello prima, a chiamare i nostri fratelli che sono i veri figli di Yasharala, i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? E gli uccelli rapaci che sono in tutto il mondo, di venire fuori. Ok? Di venire fuori. Dai, veniamo a chiamare fuori dal mondo. Quando diciamo mondo non stiamo dicendo pianeta Terra, stiamo dicendo governo. Perché la parola mondo ha più significati, soprattutto nelle scritture. E c'è la parola mondo, Salakia. Opla. Tiravo io via fuori. La parola mondo che dice nelle scritture è cosmos, che significa un governo, sta parlando di un governo, e noi no, quando diciamo che non una siamo tribù, di questo popolo, mondo, un popolo che ha un governo, che è governato, sì. E quando noi diciamo di tirarvi fuori dal mondo, non dal pianeta Terra, non dal pianeta Terra, ma da questo governo dell'Edomita, da questo governo malvagio, da questo governo che ha reso impuro il mondo, impuro a tal punto che verrà distrutto. E allora se non volete finire nella distruzione che sta per arrivare sul pianeta Terra, perché questo mondo, questo governo, questo popolo sta per vedere la potenza di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, non manca molto che tutti vedranno il Dio di Israele. Lo vedranno che il Dio di Israele non ha abbandonato il suo popolo. Vedranno il potere che verrà a liberarci. Tutti conosceranno la grandezza e il potere di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, attraverso la distruzione che verrà a portare in questo governo, in questo mondo. Ok? Quindi è per questo che Yahweh Shai in Giovanni capitolo 17 versetto 16 dice: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, ma non del pianeta Terra, ma di questo sistema qua, di queste leggi, di questa dottrina, di questo stile di questo mondo. Noi non apparteniamo allo spirito di questo mondo qui, ma noi apparteniamo allo spirito celestiale, ok? Allo spirito che Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai ha dato per vivere. Prendi Geremia 51:45. Questo è Geremia capitolo 51 versetto 45 che ci dice: o popolo mio, uscite di mezzo a lei, salvi ciascuno la sua vita davanti all'ardente ira del Signore Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai. Uscite da questo mondo, uscite da questo sistema, da questo governo, da questo pensiero, da questa mentalità, da questa spiritualità che il mondo spinge, da queste energie, da queste vibrazioni che il mondo vi sta spingendo dentro, che vi sta programmando da quando siamo bambini, attraverso la musica, attraverso l'insegnamento scolastico, attraverso le dottrine delle istituzioni, attraverso l'informazione, la TV, l'istruzione in generale, che vi hanno programmato, vi hanno spinto dentro di voi queste energie mondane,
queste energie mondane che portano alla morte, perché non sono spirituali, perché non vi hanno spinto verso l'essere spirituale, perché arriverà il giorno dove la carne soffre, e visto che la carne soffre, la carne è debole, bisogna che siamo spirituali per confortarci con quel dolore, per tenerci forti, per essere forti. Perché cos'è che ti fa pensare? È la carne o è lo spirito che ci fa pensare? Per questo che il nostro Signore Yahweh Shai ci dice che dobbiamo vivere e servire il Signore in spirito e in verità. Perché la carne è quella che muore, la carne è quella che ritorna a polvere, ma è lo spirito quello che vivifica, è lo spirito quello che ti tiene vivo e ti tiene forte. Per questo che il nostro Signore Yahweh Shai, quando è venuto a sacrificare la sua carne, ci ha mostrato che in carne avremmo sofferto. È molto spirituale, è molto simbolico e profondo, soprattutto quello che nostro Signore Yahweh Shai ha fatto. Come abbiamo letto in primo Pietro, dice: poiché dunque Yahweh Shai ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che anche noi, come ha detto prima il fratello, non siamo più grandi del nostro maestro, anche noi soffriremo nella carne. Per ricevere la gloria bisogna passare dalla sofferenza. Nessuno di noi sarà escluso da questa sofferenza qua, ok? Quindi vai a... Questo è il libro di Geremia, capitolo 6, versetto 16, che dice: così dice il Signore Yahweh Shai, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e camminatevi per essa, poi troverete riposo alle anime, ok? Alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non incammineremo per essa. Okay, infatti quello che sta dicendo il fratello, il frutto di quello che sta dicendo, è di venire fuori, ok, da questo modo di vivere, ok, e chiedere dai tempi antichi, chiedere dai tempi dei nostri profeti, ok, che abbiamo questo libro, come dice spesso il fratello, che è una mappa. Infatti il libro di Salmi dice che queste parole sono una lampada ai nostri percorsi, ok? Ci condurranno alla vita eterna, ok? A cose molto più grosse di quello che la nostra carne può vedere, ok? Vai. E quindi quando nostro Signore Yahweh Shai ci dice, quando Pietro ci mostra l'esempio del nostro Signore Yahweh Shai, che dice che ha sofferto nella carne, lo stesso succederà a noi, soffriremo nella carne. E perché questo soffrire nella carne? È perché è simbolico, perché così come ai tempi antichi, quando il popolo di Israele peccavamo, com'è che noi espiavamo il nostro peccato? Lo espiavamo sacrificando della carne, sacrificando un capo, un montone, un capro, un toro. Comunque per espiare il nostro peccato sacrificavamo un animale, quindi mettavamo della carne sul fuoco. Possiamo portare un esempio nel libro dei Numeri, al capitolo 29, versetto 28, dice: è un capro come un sacrificio per il peccato, oltre all'olocausto quotidiano. Comunque un capro per il sacrificio quotidiano, questo era un capro per il sacrificio, un capro per il sacrificio per il peccato. Quindi come ai tempi sacrificavamo della carne per espiare i peccati, allo stesso modo nostro Signore Creatore Altissimo ha fatto misericordia al popolo di Israele mandando suo figlio e sacrificandolo per i nostri peccati, ma non per i nostri peccati nella verità, ma per i nostri peccati nell'ignoranza. Perché una volta che si è nella verità, siamo noi il sacrificio vivo, ok? Chi entra nella verità non può neanche peccare, dice la scrittura. Gli viene molto più difficile peccare. Chi entra nella verità. Dunque, questo è il libro di Romani, capitolo 12, versetto 1, dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Yahweh Hashem Yahushai, a presentare i vostri corpi in sacrificio, come un sacrificio vivente, santo, gradito al Padre. Questo è il vostro culto spirituale. Questo è il nostro sacrificio, questo è il nostro culto spirituale. Come dimostriamo noi devozione, come dimostriamo noi fedeltà al nostro Signore? Con il nostro sacrificio, con la nostra carne. Come la mostriamo la nostra carne? Non mettendo la nostra carne sul fuoco,
ma mettendo la nostra carne sul fuoco simbolicamente, non letteralmente. Che significa simbolicamente? Rinunciando alle passioni, alle ubriachezze, alla stoltezza e alle distrazioni di questo mondo qua. Rinunciando a questo mondo qua, noi ci mettiamo sul fuoco. Perché quando rinunciamo a un determinato stile di vita, quando rinunciamo ai nostri vizi, quando ad esempio io che sono stato un fumatore, ma parlo anche per i fratelli, in quel momento quando noi smettiamo di fumare, perché vogliamo conformarci, vogliamo santificarci nella parola, sappiamo che fumare non è corretto, non è giusto, in quel momento stiamo mettendo la nostra carne sul fuoco, perché quel periodo che noi smettiamo di fumare, noi soffriamo terribilmente l'astinenza. Ma come da fumo così, dalle altre abitudini di vita. Noi in quel momento stiamo mettendo la nostra carne sul fuoco. Stiamo soffrendo terribilmente, perché stiamo rinunciando a un vizio. È così come il vizio del fumare, così è quando rinunci a un cibo, o comunque quando rinunci a un determinato stile di vita, ok? Quando rinunci a camminare secondo le passioni e secondo gli esempi di questo mondo qua. Quando smetti di conformarti con questo mondo qua, tu inizi a bruciare, perché il tuo corpo vuole quel comfort, vuole quello che gli hai sempre dato, che non gli fai mancare niente, quello che il tuo corpo prima chiedeva, quello gli davi. Adesso invece tu sai attraverso lo Spirito Santo, qual è la cosa giusta e qual è quella sbagliata. Quindi quando il tuo corpo ti chiede una cosa sbagliata, noi soffriamo terribilmente perché combattiamo con la carne in questo momento qua. Ed è questo, quindi, quando dice colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Nessuno di noi può dire che rinuncia al peccato se non soffre nella carne. Perché questo mondo è peccato, questo governo qua è un peccato, cazzo. Perché il peccato è andare contro le leggi del Signore, e questo governo, questo impero, questa società, questa bestia è contro il Signore. Questo è il libro di Prima Lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 9, che dice: chiunque è nato da Yahweh Hashem Yahushai non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccare perché è nato del padre Yahweh Hashem Yahushai. Questo è quando dice, come dice il fratello, è quando un fratello entra nella verità, viene a sapere quando ha la piena conoscenza, cioè lo Spirito Santo, quando sai che il peccato è la violazione della legge. E quindi quando tu sai, come un esempio semplice, mangiare maiale è peccato, quando tu vieni alla verità, alla piena conoscenza della verità, ti conformi con la legge del Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, quindi smetti di comportarti come ti hanno insegnato da bambino. È semplice, io non posso dire a mio fratello qui che io ti voglio bene, ti rispetto, e continuare a fare le cose che non gli piace. Sarei ipocrita questo. Perché poi, come accade alle religioni, alla maggior parte di coloro che si ritengono fedeli oggi, si trova in Primo Giovanni, al capitolo 3, versetto 6, dice: chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Quindi noi qui abbiamo conferma che la maggior parte del popolo non conosce il Signore Yahweh Hashem Yahushai, non conosce suo figlio, perché persistono nel peccare. Perché non conoscono neanche che cos'è peccare e cosa significa non peccare. E qual è la cosa che manca in questa situazione? La cosa che manca in questa situazione è il vero battesimo attraverso il fuoco e lo Spirito Santo. Ok? Perché ci sono diversi inganni che vedrete nelle chiese, dicono: una volta vieni battezzato con acqua, allora sei pulito e tutto. Ma vedi, questa è la differenza tra coloro che camminano in spirito e attraverso il corpo carnale. Loro camminano attraverso la carne, allora credono che è l'acqua che pulisce. Ma invece è lo Spirito Santo, la Ruach HaKodesh, che pulisce, che vivifica la vita a uno morto. Perché prima di essere in questa verità, siamo classificati come dei uomini morti, come dei cadaveri, senza respiro. Ok? Quindi è per questo che mostriamo noi stessi, mostriamo la nostra carne. Questo è il culto spirituale che il fratello diceva prima attraverso la scrittura. Ma questo culto spirituale che dici
visto che adesso non è che puoi cominciare a spiegare uno per uno cosa facciamo, ma ha a che fare con tanto, rinunciare, come hai detto, rinunciare a tantissime cose, rinunciare anche la propria vita proprio, perché prima di entrare nella verità avevi uno stile di vita diverso. Entrando nella verità, la verità chiede un altro stile di vita, vuol dire che ti rinunci a te stesso, ok? Per entrare in questa verità, e queste sono le sofferenze, e non è una cosa facile, ok? Sono le sofferenze, e adesso avremo altre grandi sofferenze che stanno arrivando, anzi adesso stiamo soffrendo, visto che non vogliamo prendere le acque della Vanessa, che questo fa parte anche della sofferenza che viveremo attraverso questa verità qui, perché se non avessimo questa verità, subito saremo già sulla fila, avremo preso le prime e seconde pozioni, ok? Ma essendo in questa verità, sappiamo altro, ok? E sacrifichiamo certe cose, anche il nostro lavoro, qualunque cosa, li sacrifichiamo per questa verità. Come dice il versetto 2 di Primo Pietro capitolo 4, per consacrare il tempo che ci resta da vivere nella carne. Cosa significa consacrare? Mettere a parte? Quindi mettere a parte il tempo che ci resta da vivere in questa carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Can, gli uomini hanno passioni diverse, come dicevo prima, e coloro che vivono in questa verità hanno diverse passioni. Per esempio, la nostra passione non è in questo regno qui, perché sappiamo che questo regno è governato dai malvagi, ok? Sappiamo che